ricordo che il primo bagno di luce fu celebrato nel 1979 a San Guglielmo, una grande cappella, eravamo 60, e nella cappella le persone erano distanziate un metro l'uno dall'altro. Si creò il silenzio. Silenzio, non possiamo fare l'incontro con Cristo, luce. Poi abbiamo invocato Gesù, luce, e tutti hanno avuto la sensazione di entrare come nella nube, come gli apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, su Tabor. Poi è venuto Gesù, luce, incontro a tutti. E qui incominciò la preghiera, dopo la preparazione e il concentramento delle potenze interiori, della mente, del cuore, dei sensi. Una preghiera molto forte, non durò a lungo. Al risveglio fu fatto lentamente, perché in questi casi il risveglio va fatto lentamente. Tutti hanno avuto delle visioni, tutti si sentivano come trasformati dalla presenza di Gesù Signore. Noi non vogliamo queste sensazioni, andiamo all'essenziale. Però niente vieta che il Signore faccia fare delle esperienze a tutti noi, ma niente vieta che, anche che non ci siano esperienze particolari, la parola di Dio penetri come luce dentro di noi, rischiara le nostre tenebre, mette a nudo le nostre situazioni e ci dia di fare l'incontro. Così determinante per la nostra vita, perché il Signore vuole farci uscire dalle nostre infermità interiori che stentano a guarire, ma che impediscono il progresso della luce dentro di noi, eppure noi siamo i figli della luce. Detto questo, invochiamo lo Spirito di Dio, non canti, lo Spirito di Dio perché ci illumini e ci faccia incontrare con Gesù luce. Egli è la verità. La verità che ci dà la conoscenza che ci rende liberi. Siamo prede dell'inganno e della menzogna, non conosciamo, è per questo che siamo schiavi. Gesù, liberatore, deve liberarci nella sua luce da tutte le tenebre che sono entrate dentro di noi e che si ostinano a restare dentro di noi per impedirci di cogliere l'amore, di cogliere la vita, perché la luce comporta amore, perché l'amore è la vita. Noi siamo i figli dell'amore, ricordiamocelo bene, siamo i figli dell'amore. L'amore che è Dio è nell'amore che il Padre, attraverso il Figlio e nello Spirito, ci ha generati come creature d'amore. E quando ci viene meno l'amore, ci viene meno la luce,
ci viene meno la vita. Lo Spirito di Dio scende su di noi e facci incontrare Gesù, luce. Ecco, Egli è qui. In questo momento apre le braccia e ci dice: pace a voi, pace a voi. E soffia su di noi il suo spirito di pace. Fuoco che consuma, scendi su di noi, bruciami.
o tu che dormi, apri gli occhi. Cristo ti illuminerà. Egli passò guarendo i ciechi, dando la vista a tutti quelli che incontrava la vista interiore e anche come segno la vista esteriore. Questa sera Gesù si incontra con te. Il primo incontro l'ha fatto nel battesimo, che significa appunto illuminazione, perché la luce, sua luce è entrata dentro la nostra vita e siamo diventati figli della luce. Ma adesso la nostra vita non è più luminosa, è venuta a mancare l'amore, è venuta a mancare conseguentemente la pace, la mente è stata ottenebrata, il cuore è turbato, il corpo stesso ne risente, per cui siamo degli ammalati. Ma Gesù viene per guarirci dalle nostre malattie illuminandoci. La sua luce, che è verità, ci renderà liberi. Ecco, noi scendiamo nel mondo interiore in cui ci troviamo. C'è un mondo interiore che sta tra l'inconscio e la parte cosciente, il subconscio, dove si muovono tanti sentimenti, dove c'è la residenza di tante e tante ferite ricevute nella vita, che come veleni intorbidano la nostra esistenza. E in questo mondo interiore che Cristo vuole entrare questa mattina. Un mondo che noi stessi non comprendiamo, perché sfugge alla nostra comprensione e che noi non possiamo modificare, perché non è il nostro potere, ma un mondo da cui parte la violenza che avvelena la vita nostra nei rapporti con Dio, con noi stessi e con gli altri, che ci dà quei turbamenti e quelle impossibilità che noi sentiamo di fare il bene, che vediamo di dover fare e non riusciamo a fare. Noi, come immagine pedagogica, prendiamo un testo della Scrittura perché ci accompagni. E attraverso questo testo della Scrittura vediamo qual è stato il piano di Dio al nostro riguardo e come Dio ci chiarifica la nostra situazione e ci dà la via per uscire da questa situazione. Il passo che serve come immagine pedagogica, potremmo usare altre immagini pedagogiche, ma scegliamo questa perché sembra più adatta a tanti, i quali soffrono perché non sono stati compresi, non sono stati amati, hanno subito delle violenze nella prima età e portano le conseguenze di questo stato di cose che si ripercuote tuttora
e che noi con tutta la nostra buona volontà non riusciamo a superare. Ecco la lettura del testo di Genesi. Genesi 21, dal versetto 8. Il bambino crebbe e fu svezzato, e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato. Ma Sara vide che il figlio di Agar l'egiziana, quello che essa aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. Disse allora ad Abramo: scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco. La cosa dispiacque molto ad Abramo per riguardo a suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: non ti dispiaccia questo per il fanciullo e la tua schiava. Ascolta la parola di Sara in quanto ti dice, ascolta la sua voce, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe. Ma io farò diventare una grande nazione anche il figlio della schiava, perché è tua prole. Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un otre di acqua e li diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle. Le consegnò il fanciullo e la mandò via. Essa se ne andò e si smarrì per il deserto di Bersabea. Tutta l'acqua dell'otre era venuta a mancare. Allora essa depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: non voglio veder morire il fanciullo. Quando gli si fu seduta di fronte, egli alzò la voce e pianse. Ma Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione. Dio le aprì gli occhi ed essa vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'otre e fece bere il fanciullo. E Dio fu con il fanciullo che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli abitò nel deserto di Paran e sua madre gli prese una moglie nel paese d'Egitto. Guardate la situazione, perché questa situazione può essere calata nella nostra vita, nella vita di tante. Una situazione che ci mette in perplessità, perché sembra che anche Dio è dalla parte del torto, dalla parte del sopruso. Isacco era cresciuto, era il figlio della promessa, fu svezzato. Abramo fece festa, invitò tutti, ma dopo questa festa la madre Sara disse ad Abramo: io non voglio che questo mio figlio Isacco vive insieme qui in casa con il figlio della schiava Ismaele. E la cosa dispiacque ad Abramo, perché Abramo era il padre. Agar era legittima moglie, secondaria, ma moglie legittima. Ismaele era suo figlio. Quello che chiedeva Sara era una cosa cattiva, un sopruso. Caccia via la madre con suo figlio, perché io voglio vivere in pace a casa mia con mio figlio Isacco, con te. E allora si rivolse a Dio: Signore, come la mettiamo? Certamente
Noi ci saremmo aspettati che Dio intervenisse e dicesse ad Abramo: no, adagio, non puoi cacciare una donna di casa, un figlio buttato fuori lontano, e tuo figlio, che ne sarà di tuo figlio? Ma Dio dice: senti Abramo, ascolta la voce di Sara, tua moglie, perché quello che egli dice, essa dice, è secondo il mio piano, anche che lei è mossa dal livore, dall'invidia, dalla gelosia, però ho un mio piano io. Io farò di questo bambino un uomo grande e sarà il capostipite di una grande nazione. Abramo, e con grande dolore che segue il desiderio di Sara, ma anche i desideri di Dio, non capisce. Ecco, Dio è incomprensibile. Quante volte si era rivolto ad Abramo e si era reso incomprensibile, si rivolgerà ancora ad Abramo e gli proporrà delle cose incomprensibili, l'uccisione per esempio di Isacco, perché i piani di Dio non sono i piani dell'uomo. E allora Abramo prende così del pane, prende un'orcia di acqua e li carica sulle spalle di Agar. Poi le indica il cammino: hai il tuo pane, hai l'orcia di acqua, va per la via del deserto verso Bersabea. E quella povera donna Agar, con l'orcio di acqua e con la provvista di pane, prende per mano il bambino Ismaele ed esce di casa. Santo padre Abramo, ma perché non accompagnavi Agar? Perché hai messo sulle spalle di Agar l'orcio, il pane, e le hai indicata la via del deserto? Va per quella via. Perché non provvedevi al futuro del bambino? Perché hai fatto così? Ma Abramo segue l'ordine di Dio. Dio ha un progetto. Ecco, è un primo momento di riflessione. Anche tu in casa tua può darsi che ti sei trovato nelle condizioni di Ismaele, di Agar. Può darsi che qualcosa di simile è avvenuto a casa tua, hai subito dei torti. Torto aveva Abramo, torto aveva Sara. Diremmo torto aveva Dio, perché non si tratta così. All'occhio umano tutto era storto, ma non agli occhi di Dio, provvidente, che ha un suo piano. Fallisci il piano umano, ma c'è un piano divino. Ma tu non comprendi quale amarezza nel cuore di Agar, quale amarezza nel cuore del bambino. Quanta amarezza oggi in tante donne trattate male, che hanno delle ferite insanabili. Quante ferite insanabili nel cuore degli uomini. Dove ricevute queste piaghe? Nella casa dei miei fratelli. Tua madre e tua madre ti hanno trattato male, non ti hanno dato amore, e tu ti sei ammalato. Creatura di amore, hai covato dentro il cuore astio, rancore per tuo padre, per tua madre, per tutti quelli che erano accanto a te, per Dio stesso,
che non ha provveduto a te. Ecco allora i germi delle malattie interiori, delle ribellioni interiori che nascono dentro di noi. Ma Dio ha un piano, un piano. E se il piano umano è perverso, almeno in apparenza, non è perverso il piano di Dio, che scrive bianco dove noi scriviamo nero. Ma seguiamo un poco l'ordine del racconto. Agar è nel deserto, ha perduto la strada, povera donna, ha perduto la strada. Ma Abramo non si preoccupa se Agar, per caso, non abbia perduto la strada. Non si occupa più di Ismaele. Quello che è fatto, Agar si trova sola. È venuta meno l'acqua e il bambino piange perché non c'è acqua, senza acqua si muore. E allora dice, non voglio vedere morire mio figlio. E si allontana quanto un tiro d'arco, 100 metri, 150 metri. Perché non vuole vedere morire figlio, e piange, piange. Dio non ascolta il pianto di Agar, che era pure un pianto legittimo, come provvede con la luce. Un angelo di luce scende e dice ad Agar, Agar, perché piange? Sta morendo il bambino. Non ho più acqua. Ma guarda, guarda proprio ai tuoi piedi. C'è una fontana d'acqua. C'è un pozzo con tanta acqua. Attingi. E gli occhi di Agar si aprirono. Si aprirono davanti all'acqua. L'acqua è la provvidenza di Dio. È Dio che interviene, è lo Spirito di Dio che interviene, è la grazia di Dio che interviene in questa situazione. E così Agar guarda, vede l'acqua gorgogliante proprio nel pozzo. Con la secchia attinge l'acqua, dà da bere al bambino e il bambino comincia a vedere. La luce, quell'acqua diventa luce nei suoi occhi, luce nella sua vita. E il bambino adesso cresce, sua madre lo accompagna, cresce e diventa un tiratore d'arco. Attento a questo particolare. Tiratore d'arco, c'è uno che sa scoccare l'arco e sa colpire. Ecco, Ismaele diventa tiratore d'arco, sfreccia sul cuore di Dio. E colpisce il cuore di Dio, perché Ismaele ha subito soltanto. Tutti gli altri qualche colpa ce l'avevano, ma Ismaele no. È un ragazzo puro, che piange, ma che è puro, e Dio ne fa un tiratore d'arco, un intercessore, un uomo che può colpire il cuore di Dio, può piegare il cuore di Dio, può mutare la sorte. E cresce il bambino. E diventa un uomo, diventa il capo stipite di una grande nazione.
quando a cui i figli di Isacco sono una minoranza, diventa padre degli ismaeliti, degli arabi, di una grande nazione per quel tempo. Così Dio compie il suo piano. Aveva permesso tutto questo perché voleva fare di Ismaele cacciato il capostipite di una grande nazione. Gli voleva dare un avvenire. C'è il trionfo del piano di Dio sul piano dell'uomo. Ismaele cacciato fuori, quasi dalla casa della benedizione di Dio, Ismaele malmenato, Ismaele diventa il capo di un grande progetto di Dio. Ecco, applichiamo a noi tutto questo discorso e fidiamoci di Dio, il quale ha un piano di amore al nostro riguardo. Le tenebre sono in noi perché non abbiamo compreso il piano di Dio. Noi possiamo anche piangere sulla nostra sorte, possiamo accusare Dio, ma l'unica strada è il pianto. L'unica strada è saper usare l'arco e scoccare la freccia sul cuore di Dio e colpire il cuore di Dio. Dio si commuova, Dio ha questo piano per noi. E adesso, fratello o sorella, riconoscete tu nella situazione di Ismaele. Hai ricevuto tanti torti in casa di tuo padre e di tua madre. Non sei stato amato da tuo padre come si conveniva. Non sei stato difeso da tuo padre, tutelato da tuo padre. E tu ce l'hai con tuo padre. È il veleno che ti è penetrato nel cuore e determina atteggiamenti di ribellione, di disobbedienza a lui e a tutti quelli che hanno il nome di padre sulla terra, alla legge. Sei insofferente di tutto. Egli ti ha cacciato dalla casa paterna e tu esci dalla casa paterna. Non vuoi entrare. Ecco, sei un figlio che ha lasciato la casa. I tuoi genitori si disperano perché non sanno perché lasci la casa. Ma c'è in te qualche cosa che tu non conosci, che tu non sai. C'è una ribellione dentro di te contro l'ambiente, che era un ambiente d'amore da cui sei stato cacciato, messo fuori. Ed anche con tua madre ce l'hai. Tu ragazza, ce l'hai con tua madre. Non ti ho compreso. Ecco, Agar procura, ed è una gran cosa per i tempi, una moglie a sua figlia, perché cresca, cioè si interessa di sua figlia. Ma Sara non si è interessata del figlio, l'ha abbandonato. Ragazzo o ragazza, tu ce l'hai con tua madre. Quante volte hai pregato, ma dentro il cuore hai il veleno contro tua madre. Non ha provveduto a te, ti ha lasciato solo. E tu sei incappato nei briganti, sei incappato
nelle aride distese del deserto. Hai cercato di bere e non hai trovato. E ce l'hai con tua madre. Tu ragazzo, tu ragazza, che non ti sei realizzato. E ce l'hai con Isacco, tuo fratello, il privilegiato, che è rimasto a casa. E tu sei uscito fuori. Non sono stati equi. Tuo padre e tua madre, Abramo e Sara. Perché eri figlio anche tu? Hanno privilegiato Isacco, gli hanno dato tutto, mentre a te non hanno dato quello che pure ti spettava. E tu ce l'hai con Isacco, come Esaù ce l'aveva con Giacobbe. Ce l'hai con Isacco, con tuo fratello, con i tuoi fratelli, con i membri della famiglia. Tu non comprendi perché senti quest'astia, tu non comprendi perché sei così turbato nei tuoi rapporti familiari, perché sempre sei nervoso, non sai che fare. Ma rifletti, è il piano di Dio che si realizza in te. Fidati di Dio e perdona. Perdona tuo padre, perdona tua madre, perdona tuo fratello. Ismaele perdona Abramo, poi la sua stirpe si allierà con la stirpe di Abramo. Ismaele perdona Sara, perdona anche Agar, che si è lasciato convincere, che non doveva lasciare la casa paterna, ma doveva restare, puntare i piedi. Soprattutto i rapporti con i tuoi fratelli sono turbati, ma è Dio che è venuto e in questo momento ti guarisce da tutte le tue infermità. Adesso che comprendi nella conoscenza il piano di Dio, accetti il piano di Dio e diventi anche tu un tiratore d'arco, uno che sa colpire il cuore di Dio. Nessun momento di riflessione, perché la luce di Dio penetra dentro di noi. Chiediamo al Signore la guarigione di tutte le nostre infermità interiori, dai dubbi, dalle perplessità, dall'astio, dall'ancore, da tutti quei frammenti negativi che intorbidano la nostra vita. Io sono in Gesù, il tuo Salvatore, ecco io ti vengo incontro, ti apro la porta del mio cuore, tu sei mia. Io atto un piano di amore su di te, anche che gli uomini ti abbiano bistrattato, tu sei cara al mio cuore, tu creatura di amore, io ti amo. Ecco la mia luce penetra dentro di te, ti do il mio amore, sono io che guarisco questa mattina con l'olio mio le tue ferite. Lasciati illuminare da me e abbracciare da me. Io sono Gesù, il tuo Salvatore.